con più di 300 milioni di copie vendute, la serie di One Piece detiene una saldissima prima posizione nella classifica dei manga più letti di sempre. Durante gli anni sono stati numerosissimi i tentativi di trasporre su console le avventure di Ruffy e compagni, ma come spesso accade in questi casi, la qualità generale delle produzioni è stata a dir poco altalenante. Ad invertire quindi la rotta qualitativa ci prova dal prossimo 26 giugno One Piece Unlimited World R, porting riveduto e corretto del titolo pubblicato su 3DS lo scorso novembre. Il primo punto di forza della nuova produzione Namco Bandai è la collaborazione con il creatore della saga, che ha arricchito questo nuovo capitolo videoludico della sua creatura con tre personaggi nuovi. La trama ruota infatti attorno al rapimento dell'intera ciurma di Cappello di Paglia, con due nuovi amici, il procione Pato e la locandiera Yadoya, che sembrano voler aiutare Ruffy nella ricerca dei suoi compagni di viaggio. Tra le novità più importanti di questa edizione di Unlimited World R troviamo sicuramente anche la modalità Arena. All'interno di una perfetta trasposizione digitale del famoso Colosseo di Dressrosa, potremo ora partecipare ad uno spietato torneo ad eliminazione, per portarci a casa un premio ancora avvolto nel mistero. Gli spunti più interessanti di questa modalità sono dati sicuramente dalla possibilità di cimentarsi nella scalata al posto di vincitore del Colosseo, con un numero di personaggi sempre in aumento tramite il raggiungimento di determinati obiettivi, e dalla modalità co-op, che permette di partecipare alle sfide in compagnia di un amico. Quest'ultima modalità, fino ad un massimo di 4 giocatori, rimane presente anche nel più classico Story Mode, che compone la sezione principale del gameplay di One Piece Unlimited World R. Al suo interno saremo chiamati ad esplorare delle mappe piuttosto lineari e spoglie, lungo le quali i veri protagonisti saranno i combattimenti che ne animeranno le diverse aree. Durante gli scontri avremo la possibilità di controllare un party di 3 personaggi liberamente intercambiabili in qualsiasi momento, in modo da sfruttarne le diverse mosse speciali e caratteristiche durante i combattimenti. Nonostante il tentativo di diversificare lo stile di combattimento di ognuno non raggiunga l'obiettivo prefissato, è comunque apprezzabile la varietà di modalità di attacco. Oltre ad una discreta lista di colpi speciali e al fondamentale utilizzo dei contrattacchi, fa il proprio ingresso in campo la modalità chiamata scatto. Tramite l'esecuzione di una lista di combo potremo attivare un bonus temporaneo per i nostri attacchi, esaurito il quale una diversa lista di combo apparirà per essere sfruttata allo stesso scopo. Il combat system ed i set di combo ricordano molto quelli conosciuti all'interno dei capitoli Musou del franchise, così come un livello di sfida mai stratosferico potrebbe scoraggiare i giocatori più esigenti da questo punto di vista. Dopo un inizio decisamente in discesa, le cose infatti si faranno via via più ostiche, ma senza mai impensierire i giocatori navigati, che decideranno di porre particolare attenzione allo sviluppo dei propri personaggi. Ad inframmezzare un'azione altrimenti sin troppo monocorde, troveremo anche due semplici minigiochi di pesca e caccia agli insetti. Equipaggiando la nostra fedele canna da pesca o un retino nei pressi di apposite aree, potremo infatti dedicarci ad una deviazione in salsa Hidden Game rispetto alla formula di gioco classica. Più che discreta sarà anche l'offerta di attività collaterali che l'hub di gioco ci offrirà. La piccola isola di Transtown potrà essere ampliata con una serie di attività, come emporie e fabbriche, nelle quali il giocatore potrà migliorare la qualità dei propri attrezzi. Sul versante tecnico, forse a causa di un porting sin troppo fedele all'originale per Nintendo 3DS, Unlimited World R svolge il proprio compito senza stupire in particolari ambiti. Texture e modelli poligonali sono stati ovviamente rifiniti, ma ciò che ancora non riesce a convincere in pieno è in particolare il reparto animazioni. Unlimited World R parla ovviamente una lingua comprensibile ai soli appassionati dell'epopea piratesca di Eiichiro Oda, o quasi. Se per i fan più sfegatati ciò potrebbe rivelarsi più che sufficiente per impegnare il proprio tempo libero, a tutti gli altri consigliamo di soddisfare la propria voglia di azione rivolgendosi prima altrove.